Simon Personal Communicator della IBM fu presentato il 23 novembre 1992 al Convex di Las Vegas, fiera informatica tra le più rinomate del periodo. Sarebbe stato messo in vendita nel 1994. Telefono cellulare con funzioni di palmare, in realtà di funzioni non ne aveva tantissime, si chiamava Simon, oggi compirebbe 30 anni, ma in realtà ne visse solo 3, e fu sul mercato solo per 6 mesi. Eppure fu l'inizio di una rivoluzione che neanche la fantascienza aveva in realtà immaginato. Nel 1968, pensiamoci, 2001 Odissea nello spazio, immaginava per l'anno in realtà poi passato alla storia per le torri gemelle una umanità che ha basi fisse sulla Luna e viaggia sui satelliti di Giove. Ma per fare una videochiamata aveva poi bisogno di una postazione grande come una intera stanza e di un video con tastiera in realtà più ingombrante dei PC che già nel 2001 vero si erano largamente diffusi. Nella realtà, come sappiamo, siamo invece rimasti malinconicamente ancorati al nostro pianeta, accontentandoci al massimo di stazioni spaziali in vicinanza e incursioni un po' più lontane con sonde senza equipaggio. Ma in compenso la cifra di